Allora, la missione del giorno è provare ad aiutare Lorenz. Si trova in difficoltà con l'inserimento di immagini in sequenza o filmati su OpenShot, senza che appaiano spazi vuoti in nero. Il problema degli spazi vuoti in nero è causato dallo stacco che si può creare nel momento in cui posizioniamo su una stessa traccia due elementi mediali visivi, immagini o video, l'uno di seguito all'altro, senza fare attenzione a quando finisca la visualizzazione del primo elemento e a quando inizi la visualizzazione del secondo elemento. Per non vedere questi spazi vuoti e neri, occorre che tra i due elementi posizionati in successione ci sia continuità. Se ciò non accade, siamo noi utenti che stiamo dicendo ad OpenShot di lasciare vuoto, senza alcun frame, giusto per capirci, un piccolo spazio della linea temporale, la timeline, questa qui sotto. Un piccolo spazio della timeline che noi stiamo realizzando per l'appunto. Allora, provo a spiegarmi meglio facendo un esempio. Intanto, per aiutarvi a capire, vado a caricare due immagini come file di progetto. Per rimanere in linea con quello che ho scritto anche nel sito, nella piccola e breve guida, chiamerò la prima immagine 1. E la seconda ovviamente la chiamerò immagine 2. Allora, mi spiego meglio facendo un esempio. Immaginiamo di inserire un'immagine all'inizio di una traccia. L'immagine, che chiameremo immagine 1, verrà posizionata al tempo dell'intero filmato corrispondente a 0 ore, 0 minuti, 0 secondi e 0 centesimi di secondo. Prendo immagine 1 e la trascino su questa traccia. Se impostiamo le proprietà dell'immagine in modo che la sua durata sia di 7 secondi, allora l'immagine sarà visibile nel nostro filmato dal tempo 00 al tempo 7 secondi. Possiamo verificarlo anche dall'anteprima del filmato. Come faccio a impostare la durata di un'immagine? Beh, è semplice. Basta che una volta che l'ho selezionata, apro le sue proprietà, io per comodità tengo la scheda proprietà sempre visibile sulla sinistra dello schermo. Se la durata, che è un valore calcolato in automatico da OpenShot, qui è pari a 10, è perché l'inizio è impostato a 0 e perché la fine è impostata a 10. Impostando la fine a 7, mi trovo con un'immagine di durata di 7 secondi, lo vedo anche dalla timeline. Ora, oltre ai valori inizio, fine e durata, devo fare attenzione al valore posizione. Posizione mi indica dove viene posizionata l'immagine nella timeline. Esempio, al momento è posizionata al secondo 0. Se io vado a scrivere 3, l'inizio, il primo fotogramma di questa immagine viene posizionato al terzo secondo. Ok, dopo questa immagine voglio inserire una seconda immagine, che chiameremo immagine 2, visibile per 5 secondi. Dobbiamo accertarci che sia subito visibile al termine dei 7 secondi in cui viene visualizzata l'immagine 1. Quindi immagine 2 deve essere inserita sulla traccia e il suo inizio sarà impostato a 0,0, mentre la sua fine sarà impostata a 5. Perché questo? Perché se io imposto il suo inizio a 0,0 e la sua fine non a 10 ma a 5, questa immagine verrà visualizzata per 5 secondi. La durata infatti è 5. Il valore della posizione dell'immagine 2 non può essere questo, perché con questo valore vedo che c'è uno stacco tra la prima e la seconda immagine. Ora, il valore di posizione deve essere coincidente con la fine della visualizzazione della prima immagine.
La prima immagine dura 7 secondi, quindi esattamente a 7 secondi c'è il suo ultimo frame. Io scrivo su posizione ovviamente di immagine 2, 7. Ecco che le due immagini vengono collegate tra loro e tra l'una e l'altra non c'è nessuno spazio nero. Se io imposto una posizione con qualche centesimo di secondo di troppo, ecco che può capitare che vengano visualizzati quei vuoti, quei flash, quegli spazi neri nel passaggio dalla prima alla seconda immagine. Perché questo non capiti, devo essere molto preciso ad impostare la posizione. Lo posso fare manualmente oppure posso utilizzare uno strumento molto utile che è l'ancoraggio. Lo attivo. Una volta che l'ancoraggio è attivato, se io avvicino la seconda immagine alla prima, viene tac, agganciata automaticamente. Vediamo che la sua posizione è stata impostata a 7 e non ci sarà nessuno spazio nero, nessun salto tra un'immagine e l'altra. Se devo caricare più di un'immagine in sequenza, posso utilizzare una funzione del programma che è la sequenza di immagini, l'importazione come sequenza di immagini. Cosa devo fare per utilizzarla? È necessario che tutte le immagini che io voglio siano visualizzate in sequenza vengano posizionate in una specifica cartella. Una volta che le ho inserite in questa cartella, devo rinominarle tutte in ordine progressivo. 001, 002, 003, 004 e via discorrendo. In questo modo, quando aprirò la cartella, ne ho già preparata una, selezionerò una delle immagini che ho rinominato, di solito scelgo la prima, ma si potrebbe scegliere anche la nona, la decima, non cambia nulla. OpenShot riconoscerà che all'interno di questa cartella c'è una sequenza di immagini ordinata e chiederà se vogliamo importare, le immagini come una sequenza di immagini. Noi rispondiamo di sì. Ed ecco che invece di una sfilza di immagini da trascinare una alla volta sulla timeline, su una delle tracce della timeline, abbiamo un unico file che è la sequenza di immagini. Non posso subito trascinare la sequenza di immagini sulla timeline perché non ho ancora detto al programma quanto debba durare questa sequenza di immagini. Quindi la prima cosa da fare una volta che la sequenza di immagini è stata creata è andare sulle sue proprietà e specificare i valori di frequenza fotogrammi. Specifica il numero di fotogrammi e qui in quanti secondi debbano essere mostrati. In questo caso c'è scritto che devono essere mostrati 30 fotogrammi in un secondo, che è la risoluzione del mio progetto. 30 fotogrammi per secondo, frame per secondo. Ovviamente, avendo 15 immagini io numerate da 0,1 a 0,15, se vengono visualizzati 30 fotogrammi, cioè 30 immagini al secondo, ciò significa che in mezzo secondo tutte le immagini vengono mostrate in questa sequenza ed è troppo veloce. Devo impostare il valore ad un fotogramma, quindi un'immagine, ad un secondo. Questo cosa farà? Questo farà sì che la mia sequenza di immagini durerà 15 secondi perché ognuna delle 15 immagini verrà mostrata per un secondo. Se io voglio che le immagini vengano mostrate per più di un secondo, mi basta tornare sulle proprietà della sequenza di immagini e dire che una singola immagine, un singolo fotogramma venga mostrato, ad esempio, per 3 secondi. Aggiornando, attenzione, in automatico non verrà aggiornata anche la timeline, perché vedete che questa sequenza di immagini ancora arriva a 15 secondi, dovrebbe arrivare invece al triplo, cioè a 45. Devo rimuovere dal filmato questa sequenza di immagini e devo inserire la timeline
sequenza di immagini aggiornata, che infatti arriva a 45 secondi. Tutto qui. Quindi posso inserire le immagini evitando spazi neri, buchi tra un'immagine e l'altra, o con l'ancoraggio e trascinandole sulla timeline una alla volta, oppure posso inserire tante immagini in maniera automatica utilizzando l'importazione in sequenza di immagini. Fine. Spero di essere stato abbastanza chiaro e non troppo confusionario. Trovate tutta la guida e anche qualcosa di più approfondito sul sito. Ciao.